Gli studenti contrari alla didattica a distanza oggi hanno scritto al Premier Conte e hanno manifestato protestando in piazza. Vediamo il servizio di Luca Raimondo. Non vogliamo offendere nessuno, non vogliamo prendere in giro nessuno, semplicemente fare in modo che i parlamentari si accorgano che studenti e studentesse esistono. Quindi chiediamo al Parlamento tutto di fare uno sforzo collettivo. La scuola pubblica è un bene primario e per questo vanno fatte delle riforme strutturali da subito. Dopo aver scritto al Premier Giuseppe Conte insieme all'Unione degli Universitari, ricordando il prezzo altissimo che stanno pagando milioni di ragazzi e ragazze, in particolare i più vulnerabili, in questa seconda ondata della pandemia, i ragazzi della rete studenti medi hanno simulato una lezione davanti a Montecitorio con i volti coperti da maschere di ministri e leader politici in veste di studenti per chiedere investimenti strutturali nella scuola a partire dai fondi europei e che almeno il 15% del pacchetto di aiuti vada alla scuola pubblica. Non stiamo contestando soltanto l'attuale maggioranza. Stiamo contestando 20 anni o di più di tagli sistematici all'istruzione pubblica. Manifestazioni e flash mob si sono svolti in diverse città italiane. Qui siamo a Padova, fuori dal liceo Fermi, e gli studenti, seduti in terra con i loro computer, chiedono a gran voce di poter tornare in aula. Perdere due anni interi di scuola chiaramente ha un peso fortissimo per gli studenti in termini non solo di conoscenze, interi programmi vengono falciati, le cose si ricordano molto meno, ma anche nel modo in cui viviamo la scuola. La pandemia sta mettendo in luce certe fragilità dell'Occidente. Secondo